Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate qui sul mio canale, vi invito ad iscrivervi cliccando qui sotto ed attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Con le mie video ricette vi mostrerò che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi preparo con voi una ricetta buonissima: pasta con fiori di zucca e zucchine. Una vera bontà, molto molto semplice e veloce. Iniziamo subito. Per prima cosa portiamo una pentola non molto grande piena d'acqua sul fuoco, saliamo l'acqua ed attendiamo che arrivi a bollore. Ora tagliamo finemente un po' di cipolla. Tagliata la cipolla, la mettiamo qui da parte. Ora togliamo le estremità alla zucchina che ho già lavato ed asciugato. E la tagliamo a pezzetti molto piccoli. Perfetto. Tagliate tutte le zucchine, le spostiamo un po' da parte ed ora puliamo i fiori di zucca che ho già lavato. Ecco qui. Questi non hanno il gambo, li ho presi già così. Quindi, ed una volta puliti tutti, li tagliuzziamo con il coltello. Perfetto, ora possiamo spostarci sui fornelli. In una padella alta o in un tegame oppure in una wok, mettiamo dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo la cipolla. E la facciamo dorare leggermente. Una volta dorate leggermente le cipolle, mettiamo le zucchine e i fiori di zucca e a fiamma vivace, mescolando frequentemente, facciamo cuocere per 6-7 minuti. Passati 6-7 minuti a fiamma vivace, se le zucchine non sono ancora belle dorate, lasciamo cuocere per qualche altro minuto. Perfetto, va bene così. Sono passati 10 minuti in tutto da quando ho messo le zucchine e i fiori di zucca. Adesso mettiamo la pasta, sempre fiamma alta. Mescoliamo un po' ed ora aggiungiamo qualche mestolo d'acqua bollente senza esagerare perché non deve venire brodosa. Quindi mettiamone 5, va, facciamo 5 per il momento. Lasciamo qui a fianco l'acqua sempre a bollire, che andremo ad aggiungere soltanto all'occorrenza. Eccoci qui, guardate, siamo quasi a fine cottura. Io non ho aggiunto altra acqua, per cui regolatevi, altrimenti poi la trovate brodosa. Perciò vi consiglio sempre di fare le aggiunte poco alla volta. Un minuto prima della fine della cottura della pasta, ecco qua. Sistemiamo un po', spegniamo la fiamma e facciamo riposare per 2 minuti. Passati 2 minuti, guardate com'è bella cremosa, l'ho appena assaggiata, è al dente come piace a me, quindi a questo punto possiamo impiattare oppure mettiamo un po' di parmigiano reggiano grattugiato o di grana padano. Mescoliamo per bene, facciamo saltare anche un po' e andiamo a servire. Eccoci qui, guardate che bel piatto, forchetta o cucchiaio? Io direi cucchiaio. Che bella cremosa che è. Assaggio con voi. Favolosa,
Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!